Ok, subito dopo il video in cui vi parlavo di Pogba e di Chiesa alla Juventus, ecco qua come fatto con Guardiola e Conte. Ovviamente Conte, sappiamo già, non sarà l'allenatore della Juventus la prossima stagione, ma anzi sarà uno dei candidati numero uno per rubarci lo scudetto che proprio lui ci ha riportato dopo anni di astinenza. Ma c'è ancora quel Guardiola che gira, il nome più probabile sembra Sarri, quindi andiamo a fare la Juventus di Sarri. Come potrebbe essere la Juve di Sarri nella stagione 2019-2020? Bene, proveremo a unire un po' di fantasia di mercato, un po' di nomi che stanno circolando e un po' di logica per fare una formazione quanto più veritiera possibile. Io partirei ovviamente dalla porta e anzi mi sposto in modo da potervi generare qua in sovraimpressione la formazione. In porta lascerei ovviamente Szczęsny, tra l'altro lì dietro ho il foglio, tecnologia incredibile per leggere la formazione e non dimenticarmela. Szczęsny perché è assolutamente un portiere di livello, numero uno della Juventus attuale, che ha già dimostrato di essere un grandissimo tra i pali. Non cambierei Szczęsny in questo momento, forse con nessuno se non Alisson. Con Lloris ci si può pensare, però veramente sono tranquillo, sono sicuro con Szczęsny in porta. Bisognerà capire per in più che altro se vorrà rimanere come secondo. Le voci lo danno lontano a Torino, Roma, Atalanta. Si parla di Reina come secondo, il secondo va bene, lo lasciamo in pace per adesso, facciamo solo gli 11 titolari, quindi assolutamente Szczęsny tra i pali. Come difensori centrali si parla tanto di Koulibaly. Io anche con la presenza di Sarri in panchina non mi azzarderei questo nome, l'avevo inserito nella Juve di Guardiola, ma se ricordate lì era completamente a caso, non ho usato la logica, ho usato solamente i nomi che potevano generare hype, entusiasmo nel vedere una Juventus allenata da Guardiola con i nomi che voleva Guardiola. Io credo che Koulibaly sia un'operazione complicata da andare a fare tra Juventus e Napoli, perché ha il Napoli non vuole cedere Koulibaly. B, il Napoli non vuole assolutamente cedere Koulibaly alla Juventus dopo il tradimento di Higuain. Dopo, io ripeto sempre tra virgolette, tradimento, per me non è tradimento neanche quello di Conte. Dopo il tradimento di Higuain e il possibile tradimento di Sarri, che addirittura si è fatto un anno in un'altra società, nonostante il generale potrebbe essere davvero il prossimo allenatore della Juventus, non vedo Koulibaly come un'opzione concreta di mercato in fase di ingresso, quindi veramente lo escluderei. Però penso che la Juventus andrà ad esercitare un po' di pressione sui centrali difensivi, perché sì, Bonucci e Chiellini sono ottimi, ma serve un ricambio generazionale adeguato, dato che Barzagli se n'è andato, dato che Casares se n'è andato, ma Chiellini sta per andare, quindi secondo me la Juve investirà tanto nei difensori centrali. Non so che nome potrà andare, potevo benissimo mettere Koulibaly al posto di Chiellini o di Bonucci, ho preferito solamente mettere i due titolari di questa stagione e fare questa panoramica per farvi capire che sicuramente andremo a lavorare su quel reparto, nella zona veramente importantissima del campo. Per adesso lasciamo i due professori di Harvard, come disse Mourinho, ma sicuramente qualcosa si muoverà. A destra non c'è Cancelo, tante voci lo stanno dando in uscita, non capisco sinceramente il perché, probabilmente la Juventus non è contenta di Cancelo e potrebbe non essere solamente un discorso di atteggiamento tattico in campo, potrebbe benissimo essere qualcosa che noi non conosciamo, di cui noi non siamo a conoscenza. E si parla di Trippet, io non lo conosco benissimo, non ho nemmeno visto la finale di Champions, lo sapete bene, quindi per quello che non ve ne ho parlato, non mi piace parlare di cose che non ho visto, ma sicuramente Sarri dopo un anno in Inghilterra potrebbe aver capito bene un po' questo giocatore, che tra l'altro da quanto mi risulta è prettamente offensivo, quindi spesso va in sovrapposizione, magari correggetemi se sbaglio qui sotto nei commenti, ma sarebbe un giocatore a tutta fascia di pura velocità, un inglese tra l'altro nella Juve, io non ricordo tantissimi inglesi al di fuori della Premier League, ci sono stati veramente pochi casi, Beckham al Real, però è difficile vedere un giocatore inglese fuori dalla Premier. Mi piacerebbe vedere un terzino destro inglese, magari, però sì, io, a me piace Cancelo, bisogna solo un attimo spiegargli due o tre cosine a livello tattico, ma secondo me Cancelo è un ottimo difensore, un ottimo terzino, poi vabbè, preferenza personale. A sinistra Emerson Palmieri, Alexandro potrebbe essere uno dei nomi in uscita per fare cassa. Emerson Palmieri, un profilo che piace tanto a Sarri, l'ha già allenato quest'anno al Chelsea, è stato anche autore di uno degli assist dei gol di Giroud nella finale di Europa League, vinta appunto dal Chelsea di Sarri e di Emerson Palmieri. Potrebbe essere quel nome inserito all'interno della trattativa per sbloccare Sarri dal Chelsea alla Juventus e potrebbe effettivamente arrivare a Torino nella nostra squadra e prendere i gradi da titolare in caso di partenza di Alexandro. C'è Spinazzola, bisogna vedere
vedere anche qua come si evolverà. Secondo me Spinazzola è un ottimo difensore anche per il futuro. Alessandro, secondo me, ha dato quello che poteva dare e quindi è uno di quei giocatori che deve essere ceduto in questa sessione di mercato. Palmieri potrebbe essere un profilo interessante, già abituato a palcoscenici interessanti e con già un feeling con il possibile allenatore della Juve. Pjanic ancora davanti alla difesa, un po' a simulare Jorginho e basta, perché Jorginho sia a Chelsea che al Napoli, per quanto riguarda Sarri ad alti livelli, è stato quello o Valdifiori all'Empoli. Pjanic non è un regista, lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, però penso che nel gioco di Sarri possa benissimo fare quel ruolo e non credo che la Juventus andrà a esercitare tante operazioni in quella zona del campo, proprio perché Ramsey è già arrivato di titolare e potrebbe esserci davvero Pogba, come abbiamo detto nel video scorso. Io ripeto, Pogba credo che possa essere un nome congruo, logico, interessante, possibile, solo ad una condizione: la partenza di un grandissimo, ok? Escludendo Higuain, che sappiamo bene è una situazione un po' delicata, non si sa se tornerà dentro neanche con Sarri. Douglas Costa potrebbe essere un nome cedibile, ma potrebbe anche essere reintegrato in rosa, perché con Allegri sicuramente ci sono stati dei problemi. In conferenza stampa tante volte Allegri ha anche detto, io non mi ricordo neanche più se è biondo o castano, se hai capelli oppure no, per far capire che quest'anno non si è mai visto. Con Sarri potrebbe essere un giocatore rigenerato, ma anche qua bisognerà fare lo stesso discorso fatto per Cancelo. La Juventus è contenta di Douglas Costa al di fuori del modo di giocare, al di fuori delle capacità tecniche, sì o no? Quindi l'unico grandissimo a cui veramente si può pensare, purtroppo a malincuore, ve lo devo dire, è Paulo Dybala. Secondo me Pogba è possibile solamente con la partenza di Paulo Dybala. Sarebbe anche logico, in realtà, se ci pensate, perché Dybala in questo schema, nel 4-3-3, modulo prediletto da Sarri, non potrebbe praticamente mai giocare se non in posizioni che non gli competono, quindi esterno di destra, pronto a rientrare, ma abbiamo già visto anche l'anno scorso che non gli piace tanto questo ruolo. Secondo me Dybala non può fare la prima punta nel campionato italiano, bisognerebbe veramente rivoluzionare la concezione di calcio in Serie A, e secondo me è un processo lungo, difficile e che è molto più complicato rispetto a dire Dybala tu fai l'attaccante. Non funziona così, ci vuole veramente un complesso globale differente e non credo che Sarri o quasi nessuno nel mondo sia in grado di applicarlo al campionato italiano. L'unico poteva davvero essere Guardiola, potrebbe davvero essere Guardiola, ma anche qua un po' di cautela me la voglio tenere, perché è veramente complicato. Quindi esce Dybala, entra Pogba, ok, è uno scenario che vedo possibile per formare una grandissima linea mediana. Tra l'altro Pogba potrebbe fare un po' quello che faceva Amsic e quello che faceva Lan tutto in una volta, quindi recuperare palloni e inserimenti, gol, garantire presenza anche in area di rigore. È per questo che Cristiano Ronaldo è schierato come prima punta, ve l'ho detto tante volte. Per quanto mi riguarda, Ronaldo deve giocare con di fianco un altro attaccante, un centravanti, qualcuno che gli riempie l'area di rigore, che lo aiuta in determinate occasioni. Pogba potrebbe essere quell'attaccante misterioso che viene schierato a centrocampo ma che spesso si fionda all'interno dell'area di rigore, perché ha le caratteristiche tecniche per fare il centravanti, fisiche, beh anche tecniche, perché sicuramente è un colpo di testa e un tiro allucinante, uno stop delizioso. Pogba è sicuramente un giocatore fantastico, lo conosciamo molto bene, e con Cristiano Ronaldo mi immagino dei grandissimi dialoghi, palla a terra, palla alta, palla in movimento, palla veloce. Sarebbe veramente uno spettacolo per gli occhi poter ammirare Ronaldo e Pogba dialogare nella stessa squadra, magari nella Juventus. Veramente c'ho la colina in bocca solo a pensarci. E poi abbiamo detto, a sinistra potrebbe giocare Douglas Costa, anche qua dipenderà. Io ho schierato Bernardeschi e a destra ho schierato Chiesa, che è quel profilo che vi dicevo nell'altro video, essere quel giocatore che vuoi mettere praticamente sempre a riempire la corsia di destra, perché se ci pensi è un giocatore interessante, determinante, giovane, di prospettiva. E quindi mi piace pensare a una Juventus che può schierarsi con Chiesa sulla destra, con Bernardeschi sulla sinistra, pronti entrambi a soffrire, a lottare, a correre, a sacrificarsi per mantenere una struttura importante e tecnica e piena di campioni come Ronaldo. Ok, pensatelo come una specie di rombo con Ronaldo avanzato, con Pjanic davanti alla difesa, Pogba e Ramsey. C'è tutta la tecnica del mondo in questo 11 titolare, tranne, va bene, Giorgio Chiellini, che gli vogliamo sempre tanto bene, e ci mette tutto quello che non hanno gli altri, magari la testa sempre per giocare col turbante, la grinta, la copertura difensiva, la garra charrua italiana di Giorgio.
sarebbe una formazione veramente con un tasso tecnico elevatissimo. Se Sarri riuscisse ad applicare la bellezza del gioco e l'efficacia del gioco, la bellezza che ha mostrato a Napoli e l'efficacia che ha mostrato Allegri in questi anni, e comunque anche Sarri in Europa League questa stagione, con questo 11 titolare probabilmente ci divertiremo tantissimo e riusciremo a sognare in grande. Ripeto, io non sono un grandissimo stimatore di Sarri, lo sapete, ne ho già parlato, però voglio cercare di dare fiducia. Queste sono le indicazioni che in questo momento sta dando il mercato, provo ad assecondarle e a farvi capire come potrebbe essere schierata tecnicamente, tatticamente, un'ipotetica formazione del mister italiano. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, torno centrale dato che abbiamo tolto la formazione, se siete d'accordo con me. Fatemi sapere come potrebbe essere secondo voi la Juve di Sarri, condividete questo video dove volete, mandatelo ai vostri amici juventini in modo da poter ampliare a 360 gradi una discussione che secondo me è molto interessante.